Matilde, era molto difficile trovare dei collegamenti tra il terremoto dell'Aquila e la strage di Capaci. Invece è pieno, sembra incredibile, sembrano parenti stretti questi due eventi drammatici. Ma io l'ho detto prima, io credo che il filo che lega me a tutta quella gente che oggi c'era qui è proprio quella ricerca forte che abbiamo, di cui abbiamo tanta voglia, la verità e la giustizia. Io sulle strage, sulla strage che ha coinvolto mio fratello e loro su questo terremoto, insomma, che ha distrutto l'Aquila e Onna, non è per niente difficile. Una cosa di questa conferenza mi ha impressionato tra le tantissime, perché la strage di Capaci è qualcosa che, al di là di come viene trattata, gli italiani la sentono, gli italiani che l'hanno vissuta anche in televisione sanno di cosa si parla e la sentono dentro. Tu hai detto sembrava Beirut, ed è la stessa cosa che dicono gli aquilani dell'Aquila con il terremoto, quindi anche questo è un collegamento. Ma da parte tua, da parte della tua esperienza, in questi 20 anni, perché ormai sono 20 anni, tra un po' si celebra, c'è stato più silenzio o più baccano da parte delle istituzioni? Cioè, si è tentato di rimuovere questa strage, oppure di trattarla in un modo non corretto, secondo te? Guarda, a maggio saranno i 20 anni e ci saranno tante manifestazioni in tutta Italia, ci saranno tanti ricordi, tanti politici che magari ricorderanno di quel 23 maggio del 92. Ma io sono un familiare e io soltanto quando veramente noi sapremo quello che è accaduto veramente, come si sono potuti trasportare 500 kg di tritolo su quell'autostrada, allora veramente noi potremmo dire che si è fatto qualcosa, al di là del ricordo ventennale o trentennale che possa essere. Noi familiari ce lo ricordiamo ogni giorno, non c'è giorno, non c'è momento in cui noi non ricordiamo Antonio, lo ricordiamo negli occhi dei suoi figli, lo ricordiamo in qualsiasi atteggiamento, in qualsiasi cosa, anche nell'incontrare un suo amico che ha frequentato con lui la scuola elementare. E noi ricordiamo Antonio, però la cosa fondamentale per noi è avere veramente quella verità di cui ancora dopo 20 anni non conosciamo. E questo secondo te dovrebbe succedere anche all'Aquila? Le responsabilità, le mancanze, i troppi silenzi o la confusione che si è fatta prima del terremoto e anche soprattutto dopo, a cose fatte? Ma io credo che tutta la gente che mi ha stretto la mano qui oggi ha detto una cosa giusta. Sicuramente il terremoto non si poteva prevedere, ma tutto il resto sì. Veramente ho letto nei loro occhi la disperazione, la voglia di avere la verità e soprattutto di avere giustizia. Quanto ti manca? Ovviamente molto, Antonio, ma il tuo rapporto con un fratello che hai fatto, che non hai potuto conoscere nella sua maturità, dicevi prima, perché tu avevi 15 anni, lui era già grande, faceva un lavoro pericoloso. Se dovessi scegliere o dire una cosa di lui che ti manca della vita che non hai vissuto con Antonio? Mi manca il suo modo, la sua gioiosità, il suo modo di sdrammatizzare sempre e comunque su tutto e su tutti, e il suo vivere giocando. Lui era una persona solare, una persona che riempiva la casa. Mancano le sue battute spiritose, mi manca la sua maestosità. Era un ragazzo altissimo, una persona, un bellissimo ragazzo. Mi manca anche il fatto che lui era un gran rompiscatole. Che impressione ti ha fatto, senza, la mia domanda non è retorica, che impressione ti ha fatto l'Aquila? Noi siamo qui a Onna in mezzo alle macerie che ti possono ricordare ovviamente quelle macerie lì, quelle macerie di Capaci. Mi ha stretto il cuore e soprattutto mi sono sentita piccola piccola, perché noi non vediamo tutto questo. L'informazione non ci mostra tutto quello che oggi c'è. Come ti dicevo prima, una cosa è vederlo, l'abbiamo visto in qualche documentario, vederlo 3 anni fa attraverso quello che la TV ha mostrato. Una cosa è venire qui e sentire la storia di ogni famiglia, di ogni casa crollata, diversa,
ogni storia diversa, però ogni storia ha una sua storia. Sapere che qui di fronte sono stati ritrovati due ragazzi abbracciati che convivevano, cioè, mi duole veramente il cuore. È molto molto difficile da sempre da dire, ma secondo te queste esperienze si possono capire soltanto vivendole, oppure si può cercare, come in fondo è quello che fai tu andando in giro per sensibilizzare, va nelle scuole, va negli incontri pubblici, è così difficile far capire agli altri che non hanno vissuto questo tipo di tragedie, Giustino Parisse ha vissuto le sue, è davvero difficile, oppure c'è un minimo di contatto vero con le persone che ti vengono ad ascoltare, a guardare, e però non hanno vissuto quello che hai vissuto tu? Ma credo che basti avere una grande sensibilità, basta avere veramente una sensibilità, se si ha una sensibilità ci si medesima molto facilmente in quello che è accaduto a me, in quello che è accaduto a Giustino Parisse, non è necessario viverle, assolutamente. Tra un po' ti lasciamo andare, come sta Palermo oggi a distanza di 20 anni, e come vedi L'Aquila tra... Non la vedi più? Non la vedo più, la vedo di rado, insomma sono tornata un anno fa perché ogni anno cerco di andare perlomeno a trovare mia cognata e andare a trovare mio fratello lì su quel monte dove è sepolto, di fronte al mare. Lo faccio per mia mamma, glielo ho promesso che avrei continuato a farlo e continuo a farlo, lo farò fino a quando potrò. I miei nipoti sono fuori Palermo, per cui mi sento spesso con loro, però Palermo non è la mia città, è una terra bellissima, è una terra straordinaria, la terra che mio fratello mi presentava come una terra favolosa, lui diceva Palermo è straordinaria. Però... Proprio perché straordinaria era così ferita, probabilmente ed è così ferita. Sì, molto ferita ed è un peccato perché è peccato vedere, come vedere L'Aquila, no? Una terra straordinaria con questo panorama bellissimo, vedere le macerie che sembrano veramente dei resti di una città antica. Sono morali queste macerie oltre che fisiche secondo te, oppure è fisiologico che un cataclisma così abbia ancora queste cose da far vedere, o è istituzionale? Non lo so se è istituzionale, io so soltanto che fa male. Fa male a me che sono venuta qui per una giornata, ma credo faccia male a chi è dovuto andare via, dovuto lasciare la propria casa, la casa che è fondamentale, fa parte di noi, quindi immagino io a dover lasciare la mia casa per andare via, insomma non è facile. Credo che per voi che viviate qui, credo che sia un'esperienza ancora più difficile. Però perché ti sei sentita davvero piccola piccola? In realtà la tua è una catastrofe, sì, personale, però ha toccato, è una catastrofe che va guardata, è una tragedia che va vista e guardata e considerata in un contesto, quello italiano, che ha pagato e sta pagando per quelle stragi, perché poi non è soltanto Giovanni Falcone, ma anche Paolo Borsellino. Sì, ma io sono venuta a raccontare una storia, la perdita di mio fratello, no? Io ho perso un fratello. Però ti posso dire anche una cosa, io oggi immagino cosa sarebbe la mia vita se dovesse accadere qualcosa a uno dei miei figli. Allora trovandomi di fronte Giustino Parisse, che in questa tragedia ha perso due figli, e ho rivisto il grande dolore di mia madre e ti posso assicurare che non è naturale, assolutamente non è naturale per una madre, per un genitore sopravvivere al proprio figlio, e quindi immagino anche com'è la sua vita, come vive giorno dopo giorno e come riesce ad affrontare anche, no, tutto questo. Io ricordo mia mamma che era una persona molto semplice, lei diceva sempre io ovunque parleranno di mio figlio io ci andrò fin quando potrò, e quindi mi sono ritrovata ad affrontare una realtà molto più grande di me, ad affrontare una persona che ha un dolore molto più importante del mio, molto più grosso del mio. Ripeto, quello di un genitore è un dolore fortissimo, che non ha paragoni con nessuno. Ultima domanda, e ti ringraziamo intanto perché è una testimonianza unica. L'Italia, secondo te, riuscirà mai a comprendere quello che è successo 20 anni fa? E soprattutto una piccola domanda in più, che però credo che sia la più sostanziosa.
ti senti stanca di ogni tanto di andare in giro e di raccontare quello che ti è successo, quello che è successo a tuo fratello, non soltanto a lui perché sono morti altri ragazzi. Lo faccio perché penso che sia un dovere da parte mia, un contributo piccolo che io do a chi in quegli anni non c'era e a chi soprattutto ha voglia di sapere anche se c'era in quegli anni. Questo paese non capirà mai la strage di Capaci e poi quella di Via D'Amelio? Lavorandoci su, si sono fatti molti passi avanti, la gente ha capito, la società civile pulita ha capito.